Buongiorno, io non posso neanche dire di essere emozionato di essere qua perché sono 34 anni che sono qua, per cui questa non è posso proprio dire, però sono emozionato lo stesso perché in poco tempo dovrò dare delle informazioni aggiuntive rispetto a San Patrignano, che però fortunatamente voi avete avuto modo di girare, di conoscere, poi siete stati accompagnati da dei ragazzi della comunità che vi hanno sicuramente parlato della loro esperienza. Poi abbiamo già avuto la relazione di Antonio Tinelli, per cui tutto sommato mi trovo anche abbastanza agevolato. Devo dire che mentre ascoltavo la relazione precedente pensavo quasi di modificare la mia brevissima relazione, perché ci sono delle diversità ovviamente, il mondo è bello perché è vario, noi, la comunità di San Patrignano, è una cultura diversa da quella sudamericana, ha un'impostazione diversa, ma noi riteniamo che non serva nessuna sostanza di nessun tipo, che sia additiva o non additiva, che sia visionaria o non visionaria, però secondo quella che è la nostra esperienza, noi cerchiamo che la visione migliore del mondo una persona l'acquisisca, ovviamente non in 3 mesi perché non sono sufficienti per noi, in un periodo piuttosto lungo, ma che la visione migliore del mondo sia la conseguenza di un percorso educativo che è inevitabilmente un percorso graduale, un percorso difficile. Anche ieri, sentendo parlare della gioia, mi chiedevo, ma che cos'è la gioia? Noi non insegniamo ai ragazzi, non cerchiamo di trasmettere ai ragazzi la gioia. Noi cerchiamo di insegnare alle persone che sono qua di conoscersi, di capire chi sono e di capire che non esiste la gioia, esiste la gioia, esiste il dolore, esistono varie emozioni e loro devono essere in grado di riconoscerle, di identificarle, di accettarle e di superarle. Questo è quello che noi cerchiamo di fare. Certamente questa è una cosa che richiede tempi lunghi. Sì, Antonio diceva che la visione comune della tossicodipendenza già dagli anni Ottanta, quando nessun medico si occupava di tossicodipendenza, era di una malattia cronica ricorrente, recidivante. Perché? Semplice, perché comunque la cura anni fa della tossicodipendenza era la pura disintossicazione fisica e quindi loro vedevano che una persona disintossicata, dopo poche ore che era stata dimessa dall'ospedale, ricominciava a usare la sostanza di abuso. In quegli anni in cui ci fu questa epidemia nel mondo sviluppato, nacque San Patrignano. Non vi voglio spiegare, non ci sarebbe il tempo di spiegarvi perché e come mai nacque San Patrignano, però l'unica cosa che ci tengo a dire è che nessuno dei fondatori di San Patrignano aveva una minima competenza in ambito sanitario, medico, psicologico, sociologico. E oggi sto riflettendo sul fatto che per fortuna, perché se ci fosse stato qualche medico, qualche psicologo, qualche sociologo, probabilmente San Patrignano non esisterebbe. Alcune, tantissime cose sono cambiate in questi 30 anni perché il mondo è cambiato e tantissime cose anche dentro San Patrignano sono cambiate, però ci sono alcuni punti, io unicamente questi vorrei sottolineare questa mattina, che sono rimasti gli stessi da quando San Patrignano fu fondata ad oggi. E noi, il nostro compito, il nostro desiderio di San Patrignano è fare in modo che continuino sempre a essere gli stessi, perché queste sono veramente quelle che io ho identificato, poi magari ne ho dimenticata qualcuna, come le basi essenziali. Il tossicodipendente non è un malato, ma è un essere umano che ha bisogno di essere compreso e aiutato. La droga, quindi, come penso che ormai anche gli altri relatori hanno parlato, non è il problema, ma è il sintomo di un problema. Però, ecco, questo per noi è molto importante ribadirlo, noi non è che lottiamo contro la droga e quindi differenziamo la lotta più o meno forte contro i diversi tipi di droga a seconda della pericolosità che la droga hanno. Per noi quello che è importante è che è il concetto che drogarsi è una cosa sbagliata, che i problemi che ogni essere umano incontra nella sua vita e le cui radici possono essere ovviamente molteplici, deve essere affrontato senza ricorrere a nessun tipo di strategia, di tipo, ovviamente di tipo chimico, perché strategie di altro tipo secondo noi invece possono essere molto, molto utili. E quindi ogni persona può
può riuscire a smettere di fare uso di sostanze e può cambiare vita. Quando io pochi giorni fa ho espresso questo concetto di fronte a medici a Roma, in un convegno che io dovevo presentare appunto a San Patrignano, alcuni medici mi contestarono dicendo: guardi che lei sta dicendo delle cose inesatte da un punto di vista scientifico, noi riteniamo che la tossicodipendenza non sia curabile. E io gli ho risposto: guardate che se io sono un paziente e vado da un medico che pensa che io non sono curabile, automaticamente io non sono curabile. Quindi il problema è invertire il concetto che voi avete radicato profondamente e che d'altra parte anche la neurobiologia negli ultimi anni sta dimostrando che quei danni strutturali che vengono identificati nei cervelli dei tossicodipendenti con risonanze magnetiche o altre indagini più sofisticate, quei danni che vengono osservati e che sono alla base della loro convinzione che la tossicodipendenza non è curabile, sono reversibili in conseguenza non di terapie con altre droghe, ma sono reversibili in conseguenza di percorsi di tipo educativo o psicoterapeutico. Altre caratteristiche fondamentali sono la gratuità, come già prima di me più persone hanno descritto, il fatto che è un percorso educativo, quindi un percorso che necessariamente ha una durata lunga, e il fatto che si basa non su delle medicine ma sull'amore, ma non è un amore diciamo di tipo permissivo, è un amore responsabile, quindi un amore che è di tipo educativo, quindi che prevede anche delle regole, che prevede anche degli interventi in modo che la persona si renda conto che la vita, diciamo, richiede degli impegni di un certo tipo. La comunità, appunto, non avendo nessun tipo di preparazione, i fondatori, Vincenzo Muccioli e le tante persone che lo aiutarono e che secondo me sono persone di cui si parla poco ma che hanno avuto un valore enorme nello sviluppo di San Patrignano, le persone che assieme a Vincenzo Muccioli l'hanno fondata, non avevano nessuna esperienza e quindi giorno per giorno hanno capito, come un padre di famiglia fa o cerca di fare con proprio figlio, in che maniera potevano essere utili, potevano educare le persone. La comunità è, a mio parere, una comunità profondamente spirituale, però non si basa su un credo di tipo religioso e neanche su un'idea di tipo politico. Io mi ricordo quando arrivai che Vincenzo mi diceva: io credo che una persona debba maturare, crescere e diventare adulta indipendentemente dalla politica e indipendentemente dalla religione. Poi, una volta che lui ha superato le sue difficoltà e che è diventato un uomo, un essere adulto, poi è giusto che scelga la religione, che scelga la politica, che scelga gli interessi che lui preferisce. Però non deve uno smettere di drogarsi perché esiste Dio o perché quel tipo di idea politica non prevede l'uso delle droghe, perché non sarebbe sufficiente, perché nel momento in cui smette di credere in Dio o in quell'ideologia politica, la droga tornerebbe inevitabilmente fuori. Quindi non c'è quindi un credo religioso, cioè esiste c'è una profonda religiosità. Ecco, un'altra cosa che ieri, nelle relazioni di ieri, mi lasciava un po' così, un po' perplesso, che si parlava quasi come se l'obiettivo dell'essere umano fosse il benessere o la gioia. Io credo che lo sport, tutte le varie attività che arricchisce la nostra vita hanno un senso se però una persona riesce a dare un senso alla sua vita. E quello che noi cerchiamo di stimolare nelle persone che vengono qua è, nel primo periodo che sono qua, conoscere se stessi, ma successivamente, tramite una fittissima rete di relazioni sociali, di cominciare a sviluppare una conoscenza proprio della propria interiorità e anche di rispondere a alcune domande, ovviamente, che ogni essere umano si fa sul senso della propria vita. E su questo senso della vita su cui una persona ragiona e con cui cresce, poi dopo si sviluppano tutte quante le altre attività. Un'altra caratteristica fondamentale, secondo me, veramente è comune a molte comunità, ma che secondo me in questa comunità ha trovato un'espressione veramente inusuale, è il fare affidamento alle persone che hanno avuto l'esperienza della tossicodipendenza. Cioè, noi consideriamo un plus valore la persona che ha avuto a sua volta questo problema e ovviamente che lo ha risolto. Quindi di tutte le persone che non sono più qua come, diciamo così, persone che hanno bisogno, ma che sono qua perché hanno voglia di restituire ad altri quello che hanno ricevuto loro tanti anni prima,
quasi tutte, medici, no, su 4 medici, 3 abbiamo avuto un'esperienza di tossicodipendenza, ma questo riguarda tutte le attività, anche professionali, dentro San Patrignano. Oltre il 90% delle persone che oggi noi chiamiamo educatori, operatori, eccetera, sono persone che, oltre a svolgere una loro professionalità, hanno un background, un'esperienza risolta di tossicodipendenza, e questo arricchisce. Perché chi entra e che gli hanno insegnato nei servizi pubblici che lui è un malato che non potrà mai smettere di usare droghe, nel momento in cui arriva a San Patrignano o in un'altra comunità e vede centinaia di persone che interagiscono, che vivono, che scherzano, che ridono, che si impegnano, che fanno un mucchio di attività, ecco, e gli stessi operatori, medici, avvocati, infermieri, sono persone ex tossicodipendenti, come si suole dire, è costretto inevitabilmente a mettere in discussione questo tipo di concetto di ineluttabilità, di cronicità, che medici, secondo me, poco informati, quantomeno, gli hanno trasmesso negli anni precedenti. Adesso vi faccio vedere giusto brevissimamente, perché penso di aver già esaurito il mio tempo, quanto è cambiato, come è cambiato il problema dell'uso delle droghe, che c'era solo l'eroina negli anni 80, e invece negli anni, diciamo, negli ultimi anni, tutte le droghe vengono usate indistintamente e spesso sovrapposte l'una all'altra. Io non so quanto tempo ho bruciato, però posso andare avanti ancora un po'? No. Allora do la parola al moderatore. Presento solo due diapositive, poi dopo interrompo la mia. Ecco, queste sono le varie attività che vengono, le varie servizi, diciamo, che San Patrignano mette a disposizione delle persone: la disintossicazione iniziale, che è sicuramente la cosa più banale e più minima che ci possa essere, perché nel percorso di recupero della tossicodipendenza la parte fisica è un milionesimo di quello che poi avviene successivamente. Tutti gli ospiti che arrivano qua, tutti quanti hanno questa percezione di serenità e di benessere nelle persone. Chi vive qua sa che non è così, sa che c'è evidentemente quello che voi vedete è vero. Noi che invece interagiamo giorno per giorno con le persone sappiamo che qua esiste tanta gioia, ma esiste anche tanto dolore, perché non c'è nulla di gratuito. Una persona che deve cambiare, che vuole crescere, che vuole maturare, non gli si possono eliminare degli stress, delle sofferenze, dei dubbi, delle angosce. Sono assolutamente inevitabili, anzi, noi ci preoccupiamo quando non le vediamo, giusto? Esatto. Quindi l'assistenza sanitaria, ovviamente rispetto agli anni 80 c'è stata comunque una presa di conoscenza anche da parte nostra, che comunque questo approccio così entusiastico e affettuoso e amorevole non era sempre sufficiente, perché spesso dietro alla tossicodipendenza esistono delle problematiche psicologiche indipendenti dalla droga, quindi abusi sessuali subiti nell'infanzia, situazioni di grande stress post-traumatico, eccetera, veramente ne vediamo con frequenza elevatissima. E ci sono dei casi, nonostante, diciamo, non ci consideriamo una comunità adatta a persone che hanno gravi patologie psichiatriche, perché il nostro percorso non si adatta a questo tipo di situazioni, però sintomi psichiatrici di forte malessere che richiedono anche un intervento medico esistono. Diciamo che l'intervento psichiatrico si limita a un 10-15% degli ospiti e l'intervento psicoterapeutico invece riguarda 25-30% degli ospiti. Ecco, non vi rubo altro tempo e lascio lo spazio agli altri. Grazie.